che condivido molto è che il marxismo sia un'eresia interna al capitalismo, all'ordine borghese, un'eresia interna al moderno. Il fatto che sia un'eresia, diciamo così, vuole anche dire che ne partecipa profondamente. Infatti è una guerra civile, quella che Marx inaugura, che però condivide l'orizzonte del nemico. Cioè vuole salvare i principi che quello avrebbe il capitalismo stravolto, cioè quella promessa umanistica, in fondo liberatoria, che in realtà viene negata. E che è vero, in effetti, viene negata nella concretezza. Se mi aggiungerei, vedendo un po' la politica anche nostra, anche quella, perché qualche problemino a rappresentare i ceti proletari, sottoproletari e popolari reali, l'esperienza storica del comunismo l'ha avuta, diciamo. Pure quella del Partito Comunista Italiano, che pure era rappresentata a lungo per 40-50 anni, alla grande grazie al regalo che gli ha fatto Togliatti, cioè la mediazione gramsciana, e il fatto che gli ha detto: guardate che c'è una via nazionale al socialismo e c'è lo Stato, dovete lottare qua dentro, non inseguite farfalle. A un certo punto è prevalsa la torsione, o la torsione moralistica o quella cinicamente pragmatica. E questo risultato estremo è stata l'adesione all'europeismo di maniera e all'elitismo tecnocratico, la Banca d'Italia che diventa il simbolo del comunismo. Sono arrivate su Marx, sono arrivate a travolgerlo in vario modo, ecco, e a tornare per un attimo a quella che è per me l'idea di quello che cos'era quest'uomo. La prima cosa che mi viene da dire era un filosofo tedesco di metà 800, il che getta una luce sinistra, perché un filosofo tedesco di metà 800 è uno che crede in varie cose, crede nel fatto che il mondo è un sistema e che lui lo conosce e che solo attraverso il suo scritto quel sistema prende forma e consapevolezza. Finora Hegel, con un aggravante, che in Marx questa operazione filosofica, che lui riconosce a Hegel in modo chiarissimo, e che sostiene di capire solo lui, e infatti zittisce ogni critico di Hegel, annichilendolo, come ti permetti, no? Mostro, come ti permetti? Io posso capire, tu no, non hai capito niente, l'unico che capiva qualcosa era Hegel. Ecco, questa operazione, per andare oltre Hegel, c'è solo un modo, cioè, se la filosofia è il seguire tutte le contraddizioni del mondo, non lasciarne nessuna non pensata, bene, allora o tu mi dai la fotografia del mondo, cioè Hegel, no, realista nel senso che proprio vede tutto ma non vuole cambiare niente, oppure ti viene da capire che non è vero, che le contraddizioni si equivalgono e che ce n'è una che genera le altre. E se tu lo capisci, allora devi anche capire che la filosofia con te ha finito il suo compito. Basta, adesso devi agire. Tu puoi agire solo se sei filosofo, eh? Cioè non è che puoi agire così. Solo se hai capito tutto puoi agire. Però dopo che hai capito tutto devi agire. E tu, Hegel, questo non l'hai fatto, ma non perché eri cattivo né perché eri stupido, probabilmente perché il capitalismo no, non riuscivi a vederlo bene in quel posto che stava a Berlino, mentre per capire il capitalismo bisogna stare a Londra, come ho fatto io. E starci 30 anni dopo, poi, ecco, 20-30 anni dopo. Però l'idea è quella, cioè davvero, davvero c'è la chiave. Ecco, quello che non c'è è la toppa dove infilare, nel senso che l'idea che ci sia una chiave che ti spiega il mondo è da filosofo tedesco dell'Ottocento. Poi, essendo una persona intelligente, dice: allora da che parte cominciamo a cambiare adesso che prendo? E a quel punto sta zitto, perché non, essendo una persona seria, non lo sa. E questa è una cosa su cui ho insistito molto, cioè è necessariamente incompiuto. Necessariamente incompiuto, perché se fosse compiuto non sarebbe Marx, sarebbe Stalin. Secondo cui, no, la politica si deduce perfettamente, c'è un pensiero, io leggo,
interpreto, poi, soprattutto se sono il segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, leggo, interpreto e agisco. E quello che ho fatto è vero perché è l'applicazione, la deduzione dal libro. Non è vero, però lo dico e siete pregati di crederci. E questo è l'esatto opposto. Questa sì che è teologia politica da quattro soldi. Mentre invece Marx dice, ok, ho trovato la chiave, a questo punto io sono veramente esposto alla contingenza. Cioè il pensiero non mi porta fino a dire che cosa devo fare nel livello tattico. Il pensiero mi porta fino a capire che c'è un sistema, che il mondo è un sistema e che c'è una chiave per interpretarlo. Dopodiché io sono costretto a tentare o a decidere. A tentare o a decidere, decifrando il mondo per vedere se c'è un punto toccando il quale succede la grande cosa. E si è sbagliato sempre. Che prima ha detto è il 48, poi dopo ha detto è andata male, mi faccio apolide, vado in Inghilterra dove probabilmente capirò di più. Poi mi diceva, c'è la guerra civile americana, una cosa importantissima, vedrai che rimbalzo che avrà in Europa, modestissimo e a livello intellettuale, ma certo le masse non se ne sono accorte. Poi la rivolta dei sepoys in India, vedrai lì che capita una cosa importantissima. È capitato che li hanno sterminati e basta. Oppure la Comune di Parigi, questa è la prima esperienza politica del proletariato, è sterminati senza pietà. Quei disgraziati di socialdemocratici tedeschi fondano il Partito Socialdemocratico Tedesco e questa dice: come osate essere Lassalliani? Dopo 10 anni che è morto Lassalle, come osate essere Lassalliani? Non avete capito niente, vi scomunico e vi diseredo. Cioè, non ne ha presa una. Non sapeva, non poteva saperlo. In questo è una persona seria, cioè la contingenza è il destino. Adesso che ho capito tutto, la prassi mica la posso dedurre dal fatto che ho capito. Io so che si può, ma non so né dove, né come, né quando. Presumibilmente si potrà in Occidente, però anche in Russia, alla fine della vita, anche in Russia, chissà, ma... Cina, chissà. Ecco, allora, questo livello di indeterminatezza, naturalmente a me mi fa venire... Mi fa il solletico intellettuale, perché è il punto in cui il pensiero dialettico si avvicina al pensiero negativo, cioè è costretto alla decisione, cioè è costretto al salto, dopo aver capito tutto ammette di non poter tenere sotto controllo tutto. Dice, lo stesso lo faceva anche Hegel, sì certo, però in Marx è ancora più evidente, cioè dopo aver capito tutto, io sono costretto alla decisione. Che, insomma, per essere un pensiero dialettico non è male. Certo, non è la decisione, come dire, che può andare in tutte le direzioni di Carl Schmitt. Questa, la vera differenza è questa, che lì in Schmitt c'è una decisione che davvero... è svincolata da ogni contingenza, cioè può davvero fare tutto, in questo lui è nichilista. C'è il fine minimale dell'ordine. Appunto, perché vuole meno. Vuole meno, ecco. E poi perché crede davvero che la contraddizione non nasca dal capitale, ma che la contraddizione sia esistenziale. Cioè, è perché sei al mondo che devi decidere. Invece questo qui, forse no, non sono sicurissimo, perché... sorge la domanda, bello, nel comunismo in teoria che cosa si fa? C'è un posto noioso come il paradiso dove non succede mai niente? Oppure c'è ancora un po' di vita e di carne
E se c'è, e non è motivata, non sia mai, da una contraddizione strutturale dell'economia, da che cosa è motivata? Boh. Ma però, certamente, Marx ha detto poche storie. Del comunismo parlerete voi fra 200 anni. Intanto fate della buona critica dell'economia politica. Solo che la critica dell'economia politica ti porta alla decisione politica. Certo, no, non con il nichilismo degli autori che ho studiato dopo, però, insomma, con uno iato dentro il quale si infila tutto. Allora, le persone per bene ci mettono la speranza in questo iato, le persone per male ci mettono un partito, che può essere un partito particolarmente, come dire, presente, come era il partito comunista, quello sovietico, mica quello italiano, che però, insomma, anche lui qualche pretesa l'aveva, cioè qualche pretesa di ortodossia, qualche richiesta pressante di ortodossia la avanzava, essendo persone serie, naturalmente, per cui è chiaro, non tutto è possibile. Ecco, la tesi di fondo di Marx è possibile la rivoluzione, ma non tutto è possibile. È possibile essere progressisti, è possibile avere i compagni di strada, borghesi, però non è che ci pigliamo proprio tutti. Ecco, ci sono delle cose che non pigliamo. La contraddizione è determinata, non è indeterminata. In questo senso Marx davvero va vicino, cioè la sua apertura alla contingenza, lo strumento che ci dà è fondamentale, cioè è quello che ci dice, guarda, c'è la politica nell'economia, non credere, c'è anche nello Stato, sì certo, va bene, però c'è nell'economia, nasce da lì. Questa è la sua potenza. E di cui dobbiamo appropriarci ancora oggi, perché noi oggi viviamo in un universo in cui ci viene detto l'esatto contrario, cioè che l'economia è un oggetto neutro, in sé equilibrato, come dicono, che sta o nel vuoto assoluto oppure dentro una cornice che è lo Stato regolatore. Quando esce questo numero sull'ordo liberalismo di filosofia politica, lo vedrete, no? Cioè proprio lo Stato è il regolatore che contiene una cosa che va avanti da sola, basta che non venga disturbata, che è in equilibrio, insomma. Questo è il mondo in cui viviamo noi, cioè l'euro funziona così, tanto per essere empirici. Il pensiero di tutti quelli che fanno politica attraverso l'economia, cioè gli unici, è questo pensiero, che è il pensiero del marginalismo, che ha fatto a pezzi la teoria marxiana del valore lavoro, probabilmente perché anche questa è stata esposta male, sta nel terzo libro del Capitale, Dio solo sa cosa voleva dire. Insomma, però il marginalismo, cioè Pareto, e il neomarginalismo, cioè Hayek e poi Friedman, cioè quelli che hanno dato il quadro al neoliberalismo, e anche l'ordoliberalismo tedesco, sono tutti dei marginalisti, cioè gente che dice il valore di una cosa è il suo prezzo, bene, ma il prezzo non nasce dal fatto che dentro quella merce c'è il capitale, c'è il lavoro. Caro Marx, dal desiderio. Loro non dicevano desiderio, che è quasi una parolaccia in tedesco, dicevano il consumatore marginale. Il consumatore, cioè, e ti dicevano, guarda, se tu sei lì e sei affamato, sei affamato, sei disposto a pagare moltissimo il primo pollo arrosto che ti viene offerto, po' meno il secondo, al decimo dici se lo tenga. E sono polli tutti uguali, prodotti allo stesso modo, dentro c'è la stessa quantità di lavoro alienato, però il loro prezzo è diverso. Perché? Perché comanda il consumatore. Dov'è l'errore? C'è proprio l'occultamento. È che non c'è il lavoro, cioè se tu metti insieme un sistema socio-politico-economico su questa logica, il consumatore crede di essere diventato il sovrano poraccio, e se tu hai semplicemente forcluso
il fatto che il pollo arrosto è prodotto, tirando il collo al pollo, poraccio, cuocendolo, probabilmente a opera di un cuoco sottopagato e licenziabile ogni minuto. Questo non entra nella teoria. Proprio non ci deve entrare. Ti deve interessare soltanto il consumatore e il fatto che i venditori di pollo fra di loro siano davvero in concorrenza e non facciano cartelli. È solo il mercato, non è la produzione. Ecco, è solo il mercato. Questo è il punto. L'Europa funziona così oggi, ecco. Cioè nessuno si chiede come diavolo vive il dannatissimo idraulico polacco. Sì, quello che importa è che lui deve poter venire in Italia a offrirci i suoi servizi al prezzo stracciato che è in grado di produrre. Nessuno si importa del come viene prodotta la Fiat in Polonia. E quello che importa è che al consumatore italiano gli viene offerta un'automobile che costa meno di quello che lui credeva. Contemporaneamente il lavoro viene cambiato, diventa lavoro autonomo. È una serie di conseguenze, cioè il lavoro diventa svalutato, cambiato, forcluso, tutto quello che volete, spezzettato. Diventa qualche cosa che comunque non entra nei teoremi che reggono la macroeconomia. Poi, allora, a questo punto, armarsi, uno dice di buon senso, armiamoci di Marx, primo volume del Capitale, e andiamo a vedere come, cioè, che cos'è la produzione. Che cos'è la produzione? Perché lui dice, l'umanità te la giochi lì. Allora, oggi noi possiamo dire, no, non te la giochi tutta lì, tutta no. Però, insomma, un discreto pezzo, sì. Ed è tanto vero che questo sistema neoliberista può funzionare in linea teorica solo contraddicendosi, cioè solo se funziona sempre benissimo, producendo quantità di ricchezza mostruosa, che allora, no, il principio del gocciolamento, del trickle down, allora un pochino arriva ai poveri, al popolo, che è tagliato fuori da tutto, non deve sapere niente, deve solo lavorare come voglio io capitalista e consumare come voglio io, perché ti voglio vedere la sovranità del consumatore quando sei in un supermercato, che sovrano sei, puoi scegliere fra 20 marche di pomodoro in scatola, ma sono tutti uguali, per favore, ecco, ma deve funzionare meravigliosamente. Peccato che questo sistema funzioni facendo un'accumulazione primitiva di capitale solo finanziario, cioè bolle, destinate a scoppiare, per cui è programmato per non funzionare, è programmato per ammazzare gli operai, per ammazzare i ceti medi, impoverire la società, sono macchine deflattive queste, no? Per cui niente inflazione, cattivissima cosa l'inflazione, deflazione, pochi soldi in tasca alla gente, che lavorino come vogliamo noi, quando vogliamo noi, per quello che vogliamo noi, sostanzialmente per l'esportazione, e ogni tanto gli facciamo qualche bella bolla che scoppia e così facciamo delle belle politiche restrittive sotto il profilo della finanza pubblica, sottofinanziamo la scuola, l'università. Le abbiamo tirate dentro queste cose al mercato, tutto è stato portato dentro il mercato, non esiste altro Dio che il mercato, e cioè, poi non è teologia politica, è teologia politica, tutto è diventato soggetto al mercato.